Dopo due sconfitte consecutive, la Cavese fa bottino pieno allo Squitieri di Sarno. Pur non giocando una bella partita contro la Sarnese, gli Aquilotti vincono grazie a due giocate di Bellante. Dopo solo due giri di lancette, i meteliani sono già in vantaggio. Bellante sguscia sulla destra e entra in aria a tu per tu con Sorrentino, con un preciso diagonale piazza la sfera tra pala e portiere. Al quindicesimo ci prova Di Deo con un tiro dal limite dopo uno scambio con Meloni. I padroni di casa si fanno vedere dalle parti di Conti tre minuti dopo. Di Finizio crossa per Guidelli che di testa manda la sfera di poco alto sulla trasversale. La Cavese senza brillare gestisce il vantaggio e al 22esimo su una rapida ripartenza si porta nuovamente al tiro con Bellante, ma la sua conclusione stavolta risulta fuori bersaglio. I padroni di casa vanno vicino al pareggio al 42esimo. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo Guidelli impegna Conti che devia in angolo la sfera. Dopo due minuti di recupero si va a riposo con i metelliani in vantaggio di una rete. Nella ripresa la squadra di Longo continua a non brillare. Il cronometro segna il 48esimo quando Cicerelli scatta in contropiede e mette una buona palla in mezzo. La retroguardia sarnese respinge la sfera che finisce sui piedi di Grabelloni che di prima intenzione calcia a rete. La palla finisce alta. La Sarnese è nuovamente vicino al pari al 50esimo. Calemme direttamente su punizione saggia i riflessi di Conti che respinge in angolo la sfera. Scampato il pericolo, la Cavese prova a mettere al sicuro il risultato e ci prova con un tiro dal limite di Gabrielloni. La palla esce di pochissimo a lato. Raddoppio che matura all'83esimo grazie ancora a una giocata individuale di Bellante che questa volta entra in aria dalla sinistra e con un altro diagonale velenoso fa il bis 2-0 per la Cavese e partita archiviata. Ultima occasione per i padroni di casa, il solito Guidelli calcia un'ottima punizione dal limite ma Conti c'è e respinge la minaccia. Dopo 4 minuti di recupero il signor Marcenaro di Genova fischia la fine. Ci piace sottolineare la grande sportività del pubblico e dei calciatori della Sarnese che a fine gara hanno a lungo applaudito sia i tifosi che i calciatori metelliani. Ma c'è poco tempo per gustare il ritorno al successo, fra due giorni è già campionato, a Lamberti domenica arriva il Gladiator.